E buonasera signori e signori, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'Horror Friday e l'episodio 3 di Tormented Soul, che avevamo saltato venerdì scorso perché non ero propriamente in mood da streaming. Comunque, non è stato praticamente però una cosa buttata a cazzo che non abbia streamato venerdì scorso Tormented Soul, perché riguardando la mia vecchia live ho notato un qualcosa che mi era sfuggito nella partita precedente. Ossia, andando nella biblioteca, se ovviamente io mi ricordo... Aspetta, intanto mi devo ricordare un po' i tasti. Se mi ricordo dov'è la biblioteca, adesso ci diamo un occhio. Ok, no, così spara. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Perché a boia. Rimettiamoci su questo qua. Ritornando nella cosa, nella biblioteca, ho notato... che c'era nel montacarichi, quello dove non ha corrente, un vano per batterie sotto, che io non avevo notato all'inizio, mi era sfuggito. Secondo me, adesso vediamo subito, là sotto si può aprire e trovare la batteria. E so anche dove andare a ricaricarla. Adesso vediamo subito. Vediamo se la mia intenzione è corretta, anche perché se non è corretta non so cosa fare. Vediamo... Porca puttana. Porca puttana. Pensavo ci fosse la batteria scarica qua sotto. E adesso è un problema. E adesso un grave problema. Ma proprio grave problema. L'intuizione era giusta. Semplicemente non c'è la batteria. Allora, a me hanno detto che dovevo andare nella cosa, dovevo andare nella biblioteca per sapere. Sono andato nella biblioteca e ho saputo, devo andare ora come ora nella sala operatoria. Il problema è che anche nella sala operatoria non c'è niente. E io speravo con tutto me stesso che dentro il vano porta batteria di quel montacarichi ci fosse la batteria scarica. Ma questo non c'è. Quindi come famo? Che famo? Dove la troviamo sta cazzo di batteria? Allora, con calma, con moltissima calma, senza fretta e senza tanti casini e senza i fronzoli, vediamo se ho perso qualcosa. Proviamo a ritornare nella sala operatoria e vediamo se effettivamente, ribadisco effettivamente, ho cannato qualcosa. Perché ho provato di tutto, ma al momento, adesso come adesso, mi trovo in Berta, perché non so dove andare. Quello era il mio ultimo appiglio di speranza per continuare il gioco. Ok, va bene, la mappa della stanza l'abbiamo vista. Qua c'è la bestiaccia, di là si va per la sala operatoria, di qua c'è il coso che non si può chiamare, però beh, l'abbiamo già fatto. Il cadavere che non mi dice niente. L'office dovrebbe essere dove si salvava, presumo, sì esatto, però anche qua mi dicono che non c'è niente di utile. C'è niente di niente, qua per salvare mastigazzi. Non è collegato. Niente. Di qua avevamo trovato che c'era questo, ma nothing. Niente, dice, ma c'è un cazzo qui dentro. Porca puttana, una batteria. Una cazzo di batteria. So dove metterla e so anche dove ricaricarla. Il problema è che non ho la batteria. Poi praticamente ci sono ste chiavi che non riesco a capire che cazzo devo fare. Ho capito, ma non so che cazzo devo fare qua. Uguale 1. E quindi? Ma va? No, sì, dai. Che cazzo stiamo facendo? Non succede un cazzo. Ste porte non capisco. Enrico, buonasera, ciao, come stai? Tutto bene?
Ah beh, guarda, qua si è nella merda, eh. Perché sinceramente non so dove cazzo andare. Sono contento, sono contento. No, ti spiego. Ero già stato bloccato nella scorsa live. Perché ero arrivato a un punto dove effettivamente mi dicono di andare in un punto. Ci sono arrivato e non c'è niente. Sarò stronzo io, ma non ho visto niente. Questo praticamente l'ho già visto. Il problema è che riguardando la mia vecchia live avevo notato un vano che potevo aprire, dove in teoria doveva esserci una batteria. E non c'è la batteria. C'è il posto per mettere la batteria. So anche dove ricaricarla, dove metterla per ricaricarla, ma non trovo la batteria. E quindi mi trovo abbastanza un po' nella merda. Perché mi hanno detto che devo arrivare qua. Ok, sono contento, però qua non c'è niente. Non c'è letteralmente niente da fare. E io sono qua che adesso giro e rigiro e rigiro, ma... No, beh, guarda, se sai qualcosa, uno spoilerino potresti anche darmelo, perché sinceramente non so che pesci pigliare. Cioè, mi hanno detto, vai in sala operatoria e capirai. Io in sala operatoria ci sono. Ma a parte vedere questo è il sangue di gemelli prescelti. E quindi? E sti cazzi, dico io. Ma sti cazzi in maniera forte? Perché se anche io spengo la luce, succederà qualcosa? No? No? Non succede niente. Non mi si illuminano cose nuove. E io sono qua e dico, che fo? Dov'ao? Che famo? Io pensavo che aprivo quel coso, quel vano, trovavo la batteria, la ricaricavo ed ero happy. No, non conosco il Kamba. Non lo conosco. Perché io voglio evitare di andarmelo a spoilerare in internet. E adesso provo a fare giri su giri ancora per vedere se riesco a trovare un ragno dal buco. Però, perché ovviamente voglio capire dov'è l'inghippo. Questo corpo è stato gravemente ustionato, beh, non è colpa mia. Ma effettivamente qua, signori, è grigia. Ma molto grigia. Già. Ma grigia forte, perché ho girato tutto. E l'unica cosa che avevo trovato era... quel vano là che mi ero accorto di non aver aperto, ma... Zatarian! Come va? Grazie del salutino veloce, devi andare a lavoro? Sei praticamente in partenza. Tipo, qui dentro c'è qualcosa, ovviamente no. Microscopio, svariati oggetti medici. Sti cazzi, dico io. Ah, sei al lavoro! E allora buon lavoro! Anzi, vai via che magari c'è la Gestapo che ti sgamma. Io al lavoro c'ho la Gestapo che gira, quindi non è che posso praticamente starci più di tanto. Un saluto veloce e via. Comunque, Zataria, sono bloccato. No, non so dove andare. A dopo, Zatarian. Grazie mille, buon lavoro. Grazie di essere passato. Comunque, Enrico, così è la storia. Che sono qua e adesso mi giro e rigiro e rigiro. Oddio, è il point, l'ho visto. Però è il point, mi sa tanto un Souls-like, o sbaglio. Cioè, non è che proprio lo conosco, è il point. Infatti, vedevo Atlas che ci giocava e mi pareva tanto fosse tipo... tipo coso, tipo un Souls-like. E noi siamo qua. E siamo qua che...
che non sappiamo letteralmente che cazzo fare adesso. Ci sono botole qua, chiusa dall'altro lato. Ah, ma perché praticamente questo gioco qua si rifà agli horror degli anni 90 e quindi le zone sono giganti ed esplorabili. Poi devi fare questo, devi tornare indietro, devi fare quest'altro, devi fare quell'altro. Tipo come i Resident Evil, Silent Hill, cazzi e mazzi. Tipo quei giochi là. Il problema è che qua ho trovato delle botole. Ho trovato altre robe che non posso aprire. E non so dove andare. C'è un punto dove potrei provare. Anzi, adesso provo, tanto salvato, perché c'è una bestia che mi blocca il passaggio. E in sto gioco praticamente non puoi restare al buio, perché se resti al buio non puoi sparare. E c'è una presenza che ti prende e ti ammazza direttamente. Perché sentivo respirare in maniera molto affannosa e abbastanza inquietante? Orribili macchine da tortura sembrano che non vengano date da molto tempo. Sti cazzi, dico io. A me non servono quelle orribili macchine da tortura. Mi serve la batteria. Senza la batteria non faccio niente. Queste bambine sono le stesse gemelle della foto. Con loro che risveglieranno il demonio. Sono pronte per la loro operazione. Sembra che stiano preparando le bambole, le bambine, per un qualche genere di operazione chirurgica. Se non le trovano in fretta potrebbe accadere qualcosa di terribile. Anna ed Emma. Ok, e fin qua ci siamo. In biblioteca si scopriva questo. Poi andavi dal prete. Il prete ti dicevi: vai nella sala operatoria e vedi che succede. Io sono andato nella sala operatoria e non è successo un cazzo. Questa è la storia, c'è proprio il succo di tutto. Poi sono venuto qua, tutto contento, vengo qua, apro questo e non c'è niente. E io triste. Molto triste. C'ho sta bottiglia di acido nitrico in grado di corrodere gradualmente il metallo, che non so dove cazzo devo usarla. Un lucchetto che me l'ha dato all'inizio, non so dove devo usarlo. Questo, che l'ho già usato ma non so perché ce l'ho ancora. Le risorse qua lasciamole stare. E niente, sono qua. E sono qua che provo a cavare un ragno dal buco. Questa è un po' la storia della vacca Vittoria. Tanto per rendere l'idea. Comunque, dato che ho salvato... Wow, buona cena Enrico! Grazie mille di essere passato. Sì, proprio della vacca Vittoria. Intanto io cerco. Ciao ciao Enrico, buona cena. Allora, proviamo adesso ad andare dal tizio dove praticamente mi sbarra la strada. Vediamo se da là riesco a far qualcosa. Perché sinceramente è l'unico punto che mi manca da provare. Allora, proviamo a morire malissimo. Se mi ricordo male dovrebbe essere di qua. Dovrebbe essere qua dentro. Una cappella, esatto, una cappella. Qua ovviamente ci sono ste cazzo di porte che veramente non riesco a comprendere il significato. Ci sono dei simboli sopra il buco della serratura. Ho capito, ma si muovono se trovo qualcosa. Magari questo lo posso spaccare? Forse? Là. Come no? Come no? Allora, niente. Qua i cosi non c'è sta niente. Qua c'è da inserire la monetina. Che cazzo vuoi che inserisca? Non ci sta. Ma va? Qui non c'è niente. Quando mai c'è qualcosa? Qua sotto? Non ci sono spiccioli. Ma sono anche sfigato però, Ma porco cane, non c'è niente.
Qua dentro. La fiala di morfina, qui. Che cani, che cani. Devo vedere anche tutti i pertugi, dai. Che due coglioni. Non c'è niente, qui c'è il Cristo rotto. Che saranno cazzi suoi. Di qua c'era la bestia. Di qua c'è la cucina. Qua sotto c'è il magazzino. Di qua. Mi ricordo che là c'è la morfina. Mal che vada, se muoio, ritorno. Qua non si apre niente. Qua c'è il magazzino col floppy. Ma noi il floppy ovviamente non ce l'abbiamo, perché siamo dei poveracci e siamo degli sfigati maledetti. Un vecchio monitor per computer, grazie. Un'apertura per floppy disk. Qua si preme pulsanti. Ma nothing the nothing. Mamma mia, ma perché? Perché? Perché sei così stronzo, gioco? Che non mi fai trovare una cazzo di batteria, neanche pagarla oro. Fammi trovare in cucina. In cucina ci sono tanti coltelli. Perché non te ne tiri su uno? Hanno lasciato spazzatura se accumulasse. Vabbè. Che puzza. Va bene. Qui non c'è niente. Qui ci sono i resti carbonizzati. Sono ossa umane. Che diamo sta succedendo qui? Se non te ne hai ancora capito, sei nella merda. Bombole. Non te ne andrai da questo posto. Ma va? Poi c'è questo. Vediamo qua sopra c'è qualcosa. Niente. Apri qua. C'è sto blocco qua. Che non capisco cosa diavolo devo metterci. Che devo fare? Ma che devo fare? Ditemelo, che devo fare? Qua c'è il mannaione, pensate che lo prenda? Qua si torna alla cappella, questo lo sapevo. Sotto là c'era il magazzino, qui c'era una porta. C'è l'armadio dove si dovrebbe... qui è dove si ricarica la batteria. Il problema di fondo è che non trovo la batteria da caricare qua e poi mettere nel coso, da mettere nel maledetto montacarichi. Qui non c'è letteralmente una cestra ceppa di minchia. Ditemi voi dove cazzo devo andare. Ma veramente, io sento una bestia che gracchia. Adesso provo ad andare nella zona in cui... dove era questo? Studio? Sì, studio. Qui si poteva salvare, ma tanto non c'è un cazzo da salvare. In cui c'era quel nemico là nell'oscurità. E vediamo se mi lascia passare, anche facendomi danno. Perché a sto punto ci provo. Perché no, non sto cavando un ragno dal buco. Assolutamente. A meno che non ho scazzato qualcosa qui, cioè, che può essere. Può essere che sia io stronzo e ho saltato un qualcosa di importante qua dentro. Dubito fortemente. Di qua c'era praticamente lo stronzo che mi teneva in scacco. Qua è chiuso dall'altro lato perché giustamente sono uno stronzo. Qua non posso accendere le fottute lampadine. Qui non c'è niente. Non c'è niente. Qui c'è sta bestia. Che se io tolgo l'arma, ovviamente sono all'oscurità e non può sparare. Quindi che fo? Ci provo? E non mi lascia passare. E non mi lascia passare. E se dai ti curo. E quindi qua non ci posso andare. Ok. E quindi? E quindi? No, sul serio. Di là non posso andare. Di qua sono bloccato. Dobbiamo continuare a cercare. Qua non c'è veramente niente. Perché qua ho ucciso la bestia. Qui c'era il coso. C'era il bagno pubblico. Ma a parte aver trovato un diario, non mi pare ci fosse niente. Niente di speciale.
Esatto, solo latrine, latrine, latrine. Cioè, a sto punto o devo tornare indietro, ma proprio indietro, indietro. Ma ve l'avevo già fatto anche nell'ultima live e non è... Non ho cavato un ragno dal buco. E poi c'è sta cazzo di botola qua. Una corda tesa sta tenendo chiuso il portello. Non posso slegarla. Ma ascoltami, non slegarla. Bruciala. Ci ho provato, ma niente. Occhio. No, no, no. No. No, no, va bene. Cioè, va bene. Usa, bruciala. E allora sei stronza, scusa se te lo dico, allora sei stronza. Vedi, che cazzo devo fare? Non posso usare il piede di porco, non posso usare l'accendino, non posso usare questi, che ascolto. E niente, qui sono bloccato. Quindi qui è una zona grigia. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Nothing the nothing. Niente di niente. Oh, wow. Dove vado? I gettoni non funzionano. Magari ci sono i gettoni qua. Ovvio. Ovvio. Quando mai ho la fortuna? Quando? Qui c'è la reception, però mi pare di non poter... No, non posso assolutamente saltare. C'è la porta, ma non so come ci arrivo dall'altra parte. Perché se io vado dentro da di qua... Eh no, di qua è la cappella. In teoria la porta della reception è quella. È questa. Che non riesco a capire sti marchingegni. Non riesco assolutamente a capire sti cazzo di marchingegni. No. Non so che cazzo fare. Son veramente... Son veramente... Non so che cazzo fare. Ok, ok, grazie. Allora, torniamo a noi. Qua sotto praticamente c'era le robe da inserire stile Resident Evil. Chiuso dall'altro lato, che dovrebbe essere la porta del... No, no, sicuramente non è la porta dell'obitorio. Non si apre perché ovviamente se non apro qua succo tantissimo. Qua non c'era niente. Qua ovviamente il passaggio è bloccato, non so neanche il perché. L'unico era il mostro di là, ma senza una fonte di luce non posso sparare, a meno che non posso... ma chiedevo anche troppo, Non posso combinarli. Perché è troppo difficile tenere due cose su due mani completamente differenti. Che come cazzo ti chiami? Caroline. Un vecchio pianoforte, purtroppo non so suonarlo, quindi niente Moonlight Sonata. Qua c'è questa, una chiave dalla forma insolita. Non ci sta. Qua non posso farci letteralmente niente. È un cazzo di problema. È un cazzo di problema. È un cazzo di problema. Ma proprio un cazzo di problema. No, come si apriva la mappa non mi ricordo. Ok, così. Allora, noi dove siamo? Farmacia, c'ha la chiave ma non ho la chiave. Il reparto maternità, ci eravamo andati. La sala odontoiatrica, questa la posso riprendere? No.
distributore automatico che non funziona, ma non me ne frega niente, magari ci sono gli spiccioli, ma tu sei stronzo e non vuoi farmela controllare. Finanza di vista farmacia, non riesco a vedere dall'altro lato. Proviamo a rientrare qui dentro, che c'era l'ambulatorio dove si salvava. Però anche qua mi pare che non ci fosse niente. Qua abbiamo trovato il cuore. Niente, libri di medicina, niente di utile. Modello anatomico del busto umano, niente di utile. Vecchi documenti, niente di utile. Non è collegato, qua si salva. Ma il cazzo che salvo. Dato che i cosi, che i nastri sono contati e non li voglio sprecare. Allora a sto punto io direi che stiamo facendo la pelle d'oca. In effetti qui c'è la sala odontoiatrica, ma anche qua, a parte il secondo pezzo di cuore, non c'era niente. Se qualcuno sa come andare avanti, vi prego, help. Come dice quella foto, help. Che nel vero senso della parola, non so dove cazzo andare, dove cazzo sbattere la testa. Niente di niente. Farmaci sono ben ordinati. Bombola di propano, niente. Non esce acqua. Non era collegato a sala odontoiatrica. Ma vedi che è collegata a una porta. Ecco perché non posso usare lo shortcut. Perché c'è questa roba qua davanti e tu ovviamente, Caroline, non riesci a spostarla. Troppo difficile. Non posso spaccare niente. Dove cazzo devo andare? Dove cazzo devo andare? È un bel problema, ma un bel, ehi, non voglio assolutamente fare uso di internet per capire dove devo andare. Cioè, no, è un insulto. Io voglio capire dove cazzo devo andare. Non permette l'ombra di avvolgere, che significa, va bene, qua è la zona d'inizio. Qui non c'era niente, vediamo se magari qua nella zona di inizio. No, che avevamo già visto. Il tiratore oscilloscopio, bla bla bla. Perché era collegato a un ventilatore, non lo so neanche io, non voglio nemmeno. Cioè, scoprirlo lo voglio! Ma per scoprirlo bisogna andare avanti. Allora. Adesso giro tutto in maniera molto più mirata. Di là c'è la cosa della sala odontoiatrica, ma ovviamente è tutto distrutto, quindi succhiamo tantissimo. Cioè, io pensavo che bisognava andare nell'altro mondo, nel mondo dello specchio, e sciogliere la maniglia per poter proseguire. Ma me la son presa nel culo lo stesso, perché niente. Qui c'è il reparto maternità, che anzi riproviamo a rivedere, tanto ormai siamo qua, che dobbiamo fare? Qua c'era il coso, c'era... È scomparsa, grazie. Ma non mi ha lasciato batterie né niente, sta lurida. Non esce acqua, non esce acqua. Di qua c'era la cosa, la botola che mi permetteva di andare nella stanza dello specchio. Ma... pensavo di poter fare... di poter far cose anche qua con questo o col piede di porco, ma niente, adesso ci riprovo perché... oh, aspetta, sotto queste lenzuola ci sono dei manichini, vabbè, grazie. Manichini, presumo manichini, e qua invece no, ok, si entra nello specchio, ovviamente qua non c'è niente. E adesso proviamo a rivedere se non mi sono perso qualcosa qui. A sto punto forse mi sono perso qualcosa qui. C'è questa, c'è sta porta.
Non si muove, dovrò trovare un modo per forzare l'apertura. Piede di porco. Non succede niente. 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 E non succede niente. Ma che culo, eh. È troppo rigidito per muoversi. Puttana tua madre. No. No. E no. 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 E no. E qua siamo bloccati. Perché qui non c'è niente a parte sta cazzo di bambola che non mi dice niente. Per un istante sembrava quasi vivo. Strumenti chirurgici, bla bla bla. Non esce acqua, non esce acqua. Qui c'è questo ma non si apre. E ok, qui non c'è niente. Perché ovviamente non ho l'attrezzo giusto. Perché io so già che dovremmo farci tutta la tutto l'istituto nel mondo dello specchio. Lo so, sono consapevole. Non sarebbe un gioco horror. Anzi, questo l'hanno preso da Silent Hill 4. O anche da Silent Hill 2. No, da Silent Hill. No, il 3. Silent Hill 3. Sto facendo confusione. L'hanno preso da Silent Hill 3 sta roba. Allora, qui ovviamente c'è sta porta magica che grazie al cazzo secondo me devo premere uno di questi per aprire, ma finché non trovo la chiave succo tantissimo. Qua non c'è nothing the nothing. Qui c'è la mappa. Di qua mi pare che ci fosse lo shortcut. Che shortcut c'era di qua? No, niente, è chiusa dall'altro lato. Quindi questa. Che ovviamente noi non possiamo passare la stanza dei neonati, né dalla sala parto, e nella sala dell'ala est. Perché noi siamo qui, e per arrivare qui, devo arrivarci per forza di cose da qui, e aprire lo shortcut. Ma da reparto maternità non posso andare di qua. È un casino. Ma è un casino. Proviamo a ritornare qua sotto. Magari io mi sono dimenticato qualcosa io. Ora che ho un po' di robe. Ma non penso. Perché qua non c'è niente. Di là c'era la sala del generatore. Ma non posso tirar fuori le batterie perché non c'è. Il generatore serve per dar corrente qui. Qui c'è il nostro amico che è un po' appeso ma innocuo. Di qua c'è questo che non ci dà niente. Qua non c'è niente. Di là c'è per andare all'obitorio ma è chiusa dall'altro lato. Strano, non succede mai. Di là c'è per andare dal generatore. Qui non c'è niente. Di qua c'era dove c'era il prete all'inizio. Esatto. Vediamo se magari qua c'è qualcosa che mi è sfuggito. Ma la vedo grigia. Molto grigia. Non è collegato. Niente. Dove c'era il prete? Figuriamoci se c'è qualcosa. Cioè io non penso che devo staccare il generatore un'altra volta, sinceramente. Cioè non ha senso. Non ha senso. Perché qua mi di pericolo di tenere le valvole mentre azioni il generatore. Ma le valvole le ho già sistemate tutte. Cioè non uscire, stupida. Non ha senso. Cioè se anche lo spengo cosa risolvo? Non c'è una batteria attiva.
se anche vengo qua e io lo spengo, che risolvo? Niente. Perché ho già provato a fare i giri nelle zone buie. Non risolvo niente, risolvo che posso toccare queste manopole. Sono a zero. Io apro tutto. Arrivo a 12. Chiudo. No, sono a 10. Chiudo questa e chiudo questa. No. No. Porca mignotta. Purtroppo. Forse questa. Sono a 11. A posto. Io sono a posto. Devo fare i cosi. Devo fare... Devo restare intorno ai... ai 10 kg per centimetro. Posto. Quindi qui sotto non devo fare letteralmente niente. Ribadisco, che cazzo devo fare? A meno che non ci sia qualcosa che non ho notato. Ma non penso. Che è abbastanza lampante questo. Esatto, start and stop. E su come la fava. Va bene, va bene, va bene. Allora, ritorniamo nella zona operatoria, in quella zona là. Magari ne cavo un ragno dal buco. Che devo, che devo dirvi? Sono nella vostra stessa situazione. Che non so letteralmente che cazzo fare. Cioè, io speravo con tutto me stesso che dentro, che dentro alla, al, a quel vano là ci fosse la batteria. La, la prendevo, l'andavo a caricare. Andavo a caricare, andavo là a posto. La riportavo e si andava avanti. No. Qua ovviamente è chiuso perché ci devo entrare col coso nel mondo dall'altra parte. Sicuro come l'oro. Sicuro quanto infarto qui dentro. E il problema è che non so dove andare. No, non dico ci sono già andato. E signori, questo è un problema. È un problema molto grosso. Anche perché senza il generatore non posso entrare qui dentro. Non posso andare avanti. E quindi la soluzione non è qui. Qui ci dobbiamo tornare, assolutamente. Ma la soluzione non è qui. La soluzione è qui per forza di cose. No, no, non c'è, non c'è né santi né madonna. La soluzione è qui dentro. Ma qua ho già auscultato. Questo praticamente serviva solo esclusivamente per poter entrare nella biblioteca. Quindi questo è inutile. E quindi la soluzione è qua. È qua. C'è poco da fare. È qua. Oh, ho cannato qualcosa. Il che può essere, eh. Magari tipo questa si spacca. Non penso sia così intelligente il gioco. Allora, mi pare che di qua c'è lo... ah, lo spogliatoio, ok. Quello per andare verso... verso il... ma anche qua c'è lo spogliatoio. Non è che praticamente ci sia granché. Qua non mi ricordo neanche che cazzo. Deve essere solo uno shortcut di collegamento. No... non necessita di tanta cosa. Solo uno shortcut questo. Tutto per non fare il giro. Allora,
Fammi vedere qua. Qua ci sono i vasi. Ce l'ha messo vaso rotto, vaso ripristinato. Io sono andato in giro anche a poter spaccare tutti i vasi che trovavo. Magari dentro c'era la chiave, ma non ci siamo. Ma non ci siamo assolutamente. Qua c'è la statua che mi dice te c'ho un pugno nelle mani. Qui c'è la reception. Una cara reception che serve per andare verso la zona chirurgica. Che non c'è niente. Qua ci potevi entrare quando che il prete ti dava la il bullone per fare la figata. La figata l'abbiamo fatta e quindi ciao. Che era qua dentro. Mettevi il bullone, tiravi su ed eravamo contenti. Si apriva quella e si andava avanti, quindi niente. Dio Madonna. Dio Madonna, chi cacchio è stato? Chi cacchio è stato? Porca puttana, palesati! Eccolo! Eccolo, e lo sapevo che era lui, lo sapevo! Buonasera, signor Rivax. Detto io, come lo piazza lei l'infarto, non lo piazza nessuno. Puttana Eva. Come stai? Tutto bene? A posto. No, qua c'è la biblioteca. Siamo praticamente. Ed è Tormented, è bello. Il problema è che sono bloccato. Sono bloccato perché non so dove andare. Se tu sai qualcosa che io non so, ti prego aiutami. Perché io sono arrivato che devo andare in sala operatoria. Sono andato in sala operatoria. Ho fatto. Sono andato in sala operatoria e basta. Non so che cazzo fare. Sono qua che cerco, che giro, che brigo, che faccio, ma non sta andando come voglio. Non sta assolutamente andando come voglio. Qua c'è la sala da pranzo. Ancora sta porta di merda con sto. Vabbè, dai. Oh, l'importante è che praticamente non sia successo di peggio, Rivax. Lascia fare. Lascia fare. Anzi, l'importante è che poi lo riprendi a muovere in completa autonomia al 100%. Lascia fare. Poteva andarti molto peggio. Ho provato. Sono andato. Sono praticamente ritornato all'inizio. E c'è una cosa da fare. Però con gli oggetti che ho non posso farlo. Mi serve qualcos'altro. E io sono qua che giro come un coglione alla disperata ricerca di trovare l'input che mi fa andare avanti, ma l'input non arriva. Oddio, l'input c'era, perché avevo visto una mia vecchia live. E oggi ti faccio anche vedere. E pensavo di aver trovato l'uovo di Colombo, l'easter egg, ed ero tutto contento, infatti. Il problema è che vengo qua ed è tutto contento. Dai che adesso vado avanti. Arrivo qua, apro il vano e non c'è la batteria. Se ci fosse stata la batteria mi sarebbe aperto un mondo. Tutore e joystick. Coppiata vincente. Tutore e joystick e poi Madonna su Rainbow Six. Ci sta. Allora, proviamo a ritornare, come si suol dire, nella zona sala operatoria. Vediamo se ho cannato un qualcosa lì. E poi c'è un punto dove non posso andare perché c'è uno stronzo che mi cinge d'assedio. Se ci passo mi colpisce. Però è troppo buio e non posso togliere l'accendino per spararli, perché questa furba
manca la batteria. Il problema è che io so dove ricaricare la batteria, perché ho trovato la zona. Ma non trovo la batteria. Semplice. Non trovando la batteria, me la piglio nel culo. Ma me la piglio nel culo forte. E quindi sono qua che giro, che brigo, che faccio, che provo. Là dentro non c'è niente, qui non c'è niente, qui c'era questo. E mi apre tutte e due, quindi questo è meglio che resti qua. E riproviamo. Alla ricerca della batteria, il problema è che la batteria, puttana mignotta, non vuole arrivare. Ah, buono te con quella cazzo di mannaia. Di qua c'è lo spogliatoio, di qua c'è la sala anestesia, di qua c'era la sala disinfestazione, che non c'era niente. Non c'era assolutamente niente. Se fosse stata qua la batteria avrei fatto letteralmente salti di gioia. Qua ci sono i microscopi e svariati oggetti medi. Aiuto. Rivax, non posso bestemmiare, lo sai. Devo darmi un contegno, devo portare l'esempio. Non provare a farmi bestemmiare. Please. Sì, è proprio stata... un po' di olio ci serve a quella porta là. Qua c'è sto corpo, è stato gravemente ustionato. Basta. Ah, c'è lo squacquerum là sotto. Qua c'è questo, qua c'è questo, qua c'è questo. Non so che cazzo fare, puttana tua madre. Qui c'è la sala operatoria, che ovviamente, a parte questo, questa scritta, ci sono delle bestiacce, ma... questo è il sangue dei gemelli prescelti. E io dico, sti cazzi. Ustionato malissimo. Qua c'è praticamente la leva che mi fa accendere e spegnere la luce. Qua sotto ci sono i miei amici qua. Questo corpo sembra essere stato operato più volte, non sembra più nemmeno umano. Chi lo starà facendo, che sicuramente è palese, è un boss. Ma basta, no. Accendiamo la luce. Tanto perché così posso togliere. Posso togliere la cosa. Qua c'è il mio amico penzolone, che non lo posso neanche prendere a mazzate. Non è che c'è una batteria incastrata, no, Questo non ci posso fare niente di niente. E io sono bloccato qua, No, non so letteralmente che pesci prendere. Sono letteralmente, ma letteralmente... Ma non c'è. Perché questa è l'ultima zona in cui mi dicevano di arrivare, perché doveva scoprire che cazzo stava succedendo a ste due gemelle. Ma a parte questo, il sangue dei gemelli prescelti non mi dicono niente di pesci potessi abbandonare qui. Non mi dice letteralmente, ma letteralmente niente. Questo l'ho usato all'inizio. Una vecchia stazione di due giovani gemelle. Ma non... non ne do fuori. Il prete non mi aiuta. Occhio, io provo a fare una cosa. Ma proprio una puttanata, Tanto per... perfetto. Era proprio una puttanata questa.
Questo purtroppo non monta la batteria. Io, signori, sono bloccato. Sono bloccato e non riesco a capire dove devo andare. Che poi magari la cosa è stupida, cioè proprio è una stupidata. Ma è minimo in bella vista. Cioè qua, a parte lo stronzo qua che gira, il prete che non mi dice niente, mi racconta di sta roba. Basta. Basta. Eh sì, esatto, esatto. Qua è per farci un caffettino. Qui c'era l'ultimo pezzo del fucilazzo a pompa. Ditemi voi dove cazzo devo andare. Perché io sinceramente non lo so. Cioè io ho girato tutte le stanze, ho girato tutto. E ancora non so dove cazzo andare. Qua mi chiudo dentro l'ascensore col cadavere. Ma basta. Non c'è niente di speciale da fare. Andiamo al primo piano. Andiamo al primo piano, ma è una specie di shortcut. Cioè, l'ho utilizzato per fare una figata. Perché dovevo bloccare l'ascensore, perché qua non lo potevo chiamare per poter aprire tutte e due le zone. Però ribadisco, rimango sempre qui. Con delle porte che servono delle chiavi, le chiavi non so dove sono. Non ho spiccioli. Non c'è niente, non ci sono spiccioli, la mia solita fortuna, questi che non servono a niente. E io che sto tirando le madonne. Io che sto tirando veramente le madonne. Cioè che fra poco mi arrendo, che non voglio arrendermi alle videi, cioè non voglio assolutamente arrendermi a internet. Qua c'è sta roba che posso mettere qualcosa da congelare, ma non ho niente. Non ci sta. No, esamina. Magari posso congelo il piede di porco. Ovviamente. Non ci sta. Non lascerai mai questo posto. Io fra poco sparo alle bombole, porca puttana. E la facciamo finita qua. Resti carbonizzati, sono ossa umane. Che diavolo sta succedendo? Suca. Qua c'è il mannaglione in bella vista, che mi potrebbe servire per tagliare una corda. Ma niente, non lo vuole tirare su perché è handicappata. Che famo? A cosa? Sparargli a cosa? Ah, le bombole dici? Ma non penso, Ma perché non voglio utilizzare il fucile, perché è fortissimo sto fucile. Provo a sparare con una di queste, ma... Io sorrestio a utilizzare il fucile, sinceramente, perché i colpi del fucile sono forti, molto forti, e non ne trovi così tanti in giro. Figurati. Che puzza. Qui ovviamente c'è una scelta sbattuta su accumulasse. Accendino. Qui praticamente c'è da mettere
il floppy per riprogrammare, per aprire un'altra porta. Oh, io so già dove devo andare. Il problema è che senza quella fottuta batteria non facciamo niente. Niente. E qua di batterie, l'ombra, manco a pagarla oro. Qua metti il floppy, lo riprogrammi, vai nella camera da letto, inserisci il floppy e siamo tutti contenti. E fin qua niente da dire. No. Di qua viene la cappella perché c'è lo shortcut. Sì. Qua si sentono rumori sinistri. Qua no. Rivax, vaffanculo. Io sono contentissimo che tu sei ritornato, ma vaffanculo. Col cuore. Qui la batteria la ricarichiamo. Se avessimo la batteria. Se no, oltre che in timpani il cuore. I timpani sono relativi. È il cuore il problema. Ma ho provato, sono tornato più indietro. Non... sono tornato perfino nella stanza del generatore. Sono anche qui dentro. Qui nello studio non c- che non c'è una ceppa, ma letteralmente una ceppa di minchia, perché è un punto di salvataggio. C'era qualche cazzatina. E... il coso da auscultare da qua. Praticamente capivi che con lo stetoscopio devi auscultare il cuore della statua per aprire la porta della biblioteca. Non saresti dovuto venire qui, e grazie al cazzo, aggiungo io. E poi c'è sta zona dove qui praticamente lì c'è un bagno e non c'è niente. Qua c'è sto figlio di puttana. Io non ci posso passare perché me la mette nel culo. Non posso sparargli perché non posso stare all'oscurità. Che cazzo faccio? Non posso posare il l'accendino perché lei è una stupida. Cioè, se io anche faccio così, vedi? Non posso, perché sennò muoio. Non posso stare all'oscurità. Non c'è un punto dove poter accendere le candele. Ci sarebbe qua, ma il candelabro non ha candele. No, non posso combinare. Entro nel bagno. No, è chiuso dall'altro lato. Perché praticamente noi siamo... questo è lo studio. Esci da qua. E questa sarebbe l'area docce. Ok? Infatti poi vai per di qua, che c'è lo stronzo che ci blocca... che ci blocca l'entrata a sto corridoio per la lavanderia. Che poi sblocchi che l'area docce si va da questa qua. No, lo shortcut praticamente è solo questo. Cioè tu vai per di qua, entri nella lavanderia, entri qui dentro e poi questo è lo shortcut. Il problema è che non capisco. Qui c'è il bagno. Che sarebbe... allora, se noi eravamo qua, abbiamo fatto il giro. No, aspetta. No, no, questo è lo studio. Questo è lo studio. Ok. Noi andiamo giù per di qua. E siamo praticamente... qua. Questo è il bagno. Questo è il bagno pubblico. Noi in teoria dovremmo... siamo nel bagno pubblico. Che praticamente è una zona... dove c'era un coso. C'era soltanto un... un diario da leggere. Non...
Non c'è nient'altro qui dentro. Perché anche se io provo a sfasciare un po' di latrine, fare un po' la vandala, ma c'è un piede di porco che serve veramente a tanto. E andare qua, che anche qua, cioè, adesso è, renditi conto, io ti faccio vedere la logica di questo gioco, però tu vai qua, c'è la corda, una corda tesa sta tenendo chiuso il portello, non posso slegarla. Non succede niente, non posso bruciarla. Non posso fare leva. Non posso scioglierla. In cucina è pieno di coltelli e non me lo vuole, non voleva prendere neanche uno. Che famo? Come ce la cavamo? È utilissima, utilissima. Qua c'era un pezzo del fucile a pompa. Andando davanti si ritorna al salone principale. Io non so dove andare. Qui c'è praticamente una zona franca che non mi porta a niente. Di là si va allo studio. Di qua non c'è niente. Di qua si scende per andare in quell'altra zona e io non so cosa fare. Cioè, è la prima volta che non... Eh no, stavolta no. Stavolta no. È la prima volta in un gioco horror che non so dove andare, non so cosa... Cioè, no. Parliamone. Per sapere dove andare, so dove andare. È che non so cosa fare. E la cosa mi dà molto fastidio. E la cosa mi dà molto fastidio. Poi ci sono ste porte qua. Con sti bigliettini. Una chiave da trovare. Boh. Anche qua ovviamente ti spiegano col cerino. E guarda, su una c'è Tetris. Su uno c'è un vaso rotto. Che dopo... Vaso rotto ricomposto. E un altro c'è Adamo ed Eva, il mappamondo che indicava gli Stati Uniti. La logica però io non l'ho capita. Perciò o mi sfugge qualcosa qua sopra, perché qua poi ovviamente sala riunioni, un'altra botola è chiusa dall'altro lato, ma per non farci mancare niente, eh. Poi c'è sto calendario con le date segnate. C'è questo. Un'apertura per una videocassetta che ovviamente noi non abbiamo. Prima devo inserire la videocassetta. Lungi da me avere la videocassetta, Non sia mai. Manco nel file c'è una videocassetta. Ai ai ai, fammi vedere un attimo. Underground Cemetery 1-2, vabbè, ma dopo c'è questo, c'è. Almeno non penso che i file mi dicono cosa fare, perché sennò veramente io sclero malissimo. Cioè, no, io sclero malissimo se mi dicono cosa devo fare. Cioè, io li ho già letti tutti, ma... articolo giornale gemelli, diario di Anna, incendio, diario di Anna...
No, questo è praticamente... No, diario, rapporto del paziente. Il gradino momento del gesto stava stringendo un oggetto di metallo, ma quello l'abbiamo fatto. Qui c'è la porta che mi porta al corridoio del secondo piano. Che qua praticamente, vedi, qui ci sarebbe il floppy da mettere dentro per poi aprire questa porta. Ma ovviamente il floppy ce l'abbiamo. Ovviamente no. È dentro. Ovviamente no. Queste sono le statue che si muovono, mi fanno prendere paura, ma si muovono e basta. Questa è chiusa dall'altro lato. Che siamo praticamente qua, serve per andare all'ufficio. Qui ci sono statue. Qua c'è la cosa che mi fa chiudere e aprire la luce, ma anche qua... Se lascia il tempo che trova, perché qua dentro non c'è niente. Quindi anche... Questa è l'entrata della biblioteca. Che in teoria non è che quale la luce dovrebbe esserci. Esatto, non è... Non è collegata. Batteria scomparsa, ma oltre alla batteria scomparsa c'è anche il floppy, le chiavi che non so dove cazzo siano. Aiuto, adesso chiedo veramente aiuto. Perché sinceramente non so che cazzo fare. C'è un'ora che sto qua a girare. Qua c'è sta zona qua, la zona di salvataggio, ma anche qua ovviamente mi aiuta tanto quanto un gatto che va in tangenziale. Perché magari ci fosse qualcosa qui, ma non c'è niente. Qui non c'è da prendere niente, qui è da salvare, ma non salvare il cazzo che salvo. Non lo so. E mi sa che a sto punto l'utilizzo di internaut non lo vedo più così tanto scontato. Perché sennò sul serio non so che cazzo fare, dove andare a sbattere la testa. Cioè a me mi dispiace tantissimo, sinceramente. Sono rumori sinistri che sicuramente sono nel piano di sopra. Queste le ho già trovate. Le trovate. Qua c'è il mappamondo, ma non. Ma non c'è una ceppa di minchia. Qua c'è il cazzo di montacarichi di merda. Che non ha la cazzo di batteria qua dentro. Io bestemmio tantissimo. Perché sul serio speravo che qui dentro ci fosse la batteria. Per andare al piano di sopra e continuare l'adventure. Ma no. Uio! Cristo, ma allora mi fate male! Vabbè, tanto finché praticamente non trovo niente. Ah, di qua c'è la sala da pranzo. Con l'ennesima porta. Con la chiave che ti dicevo. Col vaso rotto. Quel vaso là.
A meno che non mi dica spacca quel vaso e dentro c'è la chiave. Il problema è che di vasi come quello ce ne sono tantissimi. E il piede di porco funziona tanto quanto, ribadisco, un gatto che entra in tangenziale. Lascia il tempo che trova. Cioè, quel biglietto là mi dice solo una cosa: trova quel vaso e spaccalo, e dentro c'è la chiave. Cioè, a me dice questo quel biglietto là. C'è poco da fare. Non so voi, ma a me dice quello. Cioè, trova un vaso di quella forma e spaccalo, e dentro troverai la chiave. Se poi sto leggendo male io quel biglietto, è un conto, ma tipo uno di questi vasi potrebbe esserlo. Il problema è che lei c'ha un piede di porco guasto. Proviamo a spararli. Ma non può mirare in basso. Non può mirare. Non mira in basso sta fortunella. Oh, santa pace. Cazzo, manco Silent Hill era così rompicazzo negli enigmi. Manco Silent Hill. Puttana tua madre che hai creato sto gioco. Manco Silent Hill era così rompicazzo. Niente. Io. Qua non c'è niente. Qua mi dicono dov'è la cosa. Di qua c'era lo coso, la stanza e due. Ma mi pare che non ci fossero vasi da provare a spaccare. Esatto. Qua c'è. Sembra che abbia nascosto molti cadaveri sottoterra. Nascondere una batteria? No, è troppo complessa. Sto impazzendo. Puttana roia. Niente. Ti pare. Adesso vado alla ricerca di tutti i vasi. E ogni vaso che trovo provo a spaccarlo. E vediamo a questo punto che cazzo devo fare. La live è andata così. Non riusciamo a trovare il ragno dal buco. A sto punto giriamo e troviamo vasi e proviamo a spaccarli. E se dentro c'è la chiave, ricarico tutto e vado direttamente in quel vaso là. Che vi devo dire? Purtroppo non so dove andare. E se neanche la storia dei vasi funziona, io mi dispiace e devo arrendermi. Perché non posso portare un'altra live così giro a non capire dove cazzo devo andare. Qua c'è il corpo bruciacchiato. Ci sono le candele accese. Di là accendiamo la luce perché tanto non... No, è già accesa. Ma qua... Qua c'è solo questo sangue di gemelli prescelti. Vasi qui dentro, manco pagarne l'ombra. Qua c'è il mio amico che sta sulla campagna. Finché sta qua così
sdraiato, lungo disteso, non mi rompere le palle. Tu c'è quello penzolante che a Caroline non se lo fila di striscio. E vabbè, alla ricerca dei vasi allora a sto punto. Stasera facciamo la live alla ricerca dei vasi. Di là siamo già andati, di qua c'è lo spogliatoio, che è uno shortcut e non serve a un cazzo, se non come mero shortcut. O che magari salta fuori che la chiave di tutto è nello spogliatoio. Ma io la vedo. Oh, io di qua vedo che c'è un penzolante. E perché non tiri, non puoi tirare in là la cosa? Scusami. Scusa. Sì, di là c'è uno che penzola. E l'ho visto. Ma non puoi fare niente, Caroline. Boia che spavento. Yeah. Cioè, mi sono spaventato anche con questa, renditi conto, Rivax. Se ora facevi il bang, era tragica. E siamo ancora qua. Allora, quei due li ho provati. Niente. Di qua dove cazzo si andava? Sala riunioni? No, reception, qui non c'è niente. Non c'è un cazzo. Beh, guarda che era inaspettato anche questo, eh. Cioè, se tu praticamente me la sparavi, io morivo. Ma te lo giuro, morivo. No, qui non c'erano cose. Proviamo di là. I vasi non sono, perché ci ho già provato. Proviamo quella di là. Io piango sul serio. Due scultori di una coppia di angeli denti, una del più forte in lutto. Non me ne fotte un cazzo. Ci sono vasi qua? No. Qua c'è la sala riunioni. Giusto, c'è la sala riunioni. Ci sono vasi? Vasi? Non c'è il cazzo di niente qui dentro. Allora proviamo a andare. Qua cos'era? Aspetta, non mi ricordo. Corridore secondo piano. Ah, ok. Qui c'erano dei vasi. Almeno da provare a spaccarli. E là si va in biblioteca. Di qua mi pare che non ci fossero vasi, almeno questi, ma questi non penso. Vabbè, ormai è andato adesso qua. Provare non costa niente. No, ma ha una forma strana. Proprio una forma sua. Una forma sua quel vaso là. Non mi pare che di là ci fossero vasi. Grazie alla biblioteca. Oh, giù da basso ci sono vasi. Proviamo. Che vi devo dire? Ritorniamo giù. Che palle però essere bloccati qua, Essere bloccati così. Niente. Adesso spacco il piano. Toh. Niente. Sei inutile col piede di porco, Caroline. Sei inutile. No, è incasinato, È molto incasinata sta parte. Guarda, perché non sai dove andare. Niente.
Niente. Non puoi stare al buio, perché se stai al buio è un casino, è un problema. Qui c'è la corda che non può slegare, non può bruciare, non può far leva, non può sciogliere, non può fare niente, perché è impedita cronica. Nel bagno pubblico non c'è niente. Anche perché se mettono un vaso qua, tilto malissimo. E no, qua aspetta, c'è la cosa. Vediamo se qua, se c'è qualcosa di strano. Mi pare di non vedere veramente niente. Cosa di una pianta. Di là si va dal mio amico che non mi lascia passare. Non lo posso fiocinare, non gli posso fare niente. L'hai bloccato. Se no, non posso neanche... Oh, sta buono. Ho capito, ma io non ti posso fare niente. Ombre, non ci vedo, non ci vedo, non ci vedo. Non ci vede. Non ci vede niente. Non so dove andare. Non so cosa fare. Eh sì. È proprio rip, è finita. È finita. L'ombra dell'usare, di andare su internet e capire dove devo andare, ormai è quasi scontata, eh. Lo dico. Non demordo e voglio provare ancora. Ancora a provarci. Qua c'è la statua di Cristo. Di Cristo morto. Ma niente. Lo spacco io il Cristo. To. Qua c'è la macchinetta del coso. Ma non c'è niente. Cioè, c'è da fare qualcosa sicuro. Come il sole. Ma non si sa cosa. Picchio il prete, fra poco lo vado a picchiare, Fra poco lo vado a picchiare. Ma fra poco lo vado sul serio a picchiare quel prete. Qua sotto non c'era niente. Oddio, ci sono un bel po' di vasi. Ma che ovviamente non posso distruggere perché sono troppo all'oscurità. Minchia che oscurità, cazzo. E di qua si andava nel coso, nel magazzino. Che qua c'era il floppy e tutta compagnia bella. Che però ovviamente a trovarlo il floppy, perché devo inserirlo qua. Un'apertura per floppy disk. Non c'è nessun disco da espellere. Madonna. E ho detto tutto. Allora, proviamo a tornare all'inizio, che c'erano dei vasi anche là. Proviamo. Là c'è la cucina che praticamente non serve, una ben ambienta ceppa di minchia. Ci sono un'infinità di coltelli, ma lei ha paura di prenderli perché, oh, è un coltello, ha paura, si fa male, fa la bua. Allora, proviamo. Allora, autoforder. Ma non è che magari me lo puoi... Mi tira fuori una monetina. No, eh. Troppo complesso.
Di qua non c'era niente, non ci c'erano vasi a spaccare, questo sono sicuro, come le tasse. Di qua c'è niente, le prossime cose sono delle maschere, bla bla bla. Corridoio dell'ala est. Qui non mi ricordo, sì, qua c'è un vaso. Proviamo subito. Ma te pare. Se era così semplice spaccare quel vasetto là, ma dove? Ma chi? Ma quando? Ma scherziamo? No, è il bello Rivax, occhio! Che tra l'altro anche qua, che era stata una delle prime intuizioni che avevo avuto, era che dovevo andare qua. Ecco, ti faccio vedere. Andare. Aspetta che guardo se ci sono vasi, perché adesso c'ho la fobia di aver becchi lasciato dei vasi. Perché qua puoi entrare negli specchi e andare praticamente nel mondo al di là dello specchio. Ok. Tu arrivi qua e trovi, puttana tua madre, sta porta che ti dice: non si muove, dovrò trovare un modo per forzare l'apertura. Al che io penso: è fatta. Uso questo, che è una bottiglia di acido nitrico in grado di corrodere gradualmente il metallo. Lo uso. Niente. Al che penso: ok, lo utilizzo sugli ingranaggi. Niente. Al che ripenso: utilizzo il piede di porco sugli ingranaggi. Niente. Sulla manovola. Niente. E che cazzo devo fare, porca troia? E qui dentro non c'è niente. Siamo bloccati. E quindi? E quindi? E mo? E or dunque? La prendo nel deretano? La butto lì, eh. Fammi pensare. Di qua c'erano dei vasi. Che ormai... sì, c'è un vaso là. Due vasi. Ma a sto punto sto perdendo le speranze. Niente. Niente. Ovvio. Qui c'è sta bella chiave che mi dice: Stati Uniti o America del Nord, Adamo ed Eva. Ma se non ho la chiave non la posso utilizzare, è ovvio. Qua c'era lo shortcut che si apriva dall'altra parte, perché giustamente noi non ci facciamo mancare niente. Così identica all'originale, ma sti cazzi. No, veramente, io alzo le mani, io sbaglio. Metto bandiera bianca, perché... e dopo, quando scoprirò la soluzione, che sarà una minchiata, ma io sono sicuro che sarà una minchiata, ti tilterò malissimo, Ve lo dico. Ma ve lo dico. Tilterò veramente male. Qua c'è l'obitorio. Ma l'obitorio mi dice giustamente è chiuso dall'altro lato. E quando mai? L'obitorio, guarda, dal B. Salone principale, seminterrato ovest. Boiler room. Sì, sì, ma guarda, tilterò malissimo, è una cagata. Noi siamo qua. Che facciamo? Il seminterrato ovest per l'obitorio, ma è bloccato. Kept you waiting, huh? Kept you waiting, Salone principale.
Seminterrato ovest, ma non ci posso arrivare. Puttana Eva, dal seminterrato ovest. Da qua. Perché là e là B sono le cose, sono le botole. Ma una è chiusa dall'altro lato. Strano. L'altra c'è la corda che sta stronza non vuole bruciare. E io mi stanno girando veramente le palle. Ma me li stanno non vorticando di più. Ho fatto un'ora e un'ora e mezza di live e non ho ancora praticamente cavato un ragno dal buco. Porca. Di qua c'è la sala odontoiatrica, ma non c'erano vasi, che ormai c'ho la fissa dei vasi ormai. Qua c'era soltanto il cuore, quello là, giocattolo. Di qua non c'è letteralmente una ceppa di sta minchia. Qua ritorniamo al salone principale. Resoconto della tribù. Questo l'abbiamo letto e non dice niente. Il diario di Maria, ma non dice un cazzo. Registro manutenzione. Sì, questo mi diceva della cosa. 5. L'infermiera mi ha riferito di una lampada del reparto maternità non funziona. Quando ho acceso le luci ho notato che effettivamente una lampadina alla parete stava sfarfallando. Mentre mi giro a sostituirlo, un uomo è apparso dal nulla e mi ha afferrato per le spalle spingendo indietro con una forza indispensabile. Perché il vecchio mi ha impedito di toccare la lampadina, dovevo cercare di scoprirlo. Oh! Oh, a sto punto torniamo nel reparto maternità e vediamo sta storia della lampadina. Che magari era quello, dentro c'è la chiave nella lampadina. Io bestemmio. Ma io ve lo giuro, se ora vado nel reparto maternità e su una cazzo di lampadina c'è la soluzione, io bestemmio. No. No. Ah no, ok. Ok. No. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok, ok. Ok, ok. Era solo praticamente per aprire la botola. Ok. Ok. Ok, ok. Era solo esclusivamente per aprire la botola. Comunque, c'è un problema col generatore elettrico. La pressione del gas deve essere esatta finché la mette in moto. Ok, questo l'abbiamo letto. Questo era quello della lampada. Il 6 invece, cosa mi dice nel 6? Il fusibile al secondo piano dell'ala ovest si è rotto di nuovo. E ho usato i pezzi di ca. Ok. Ok, no, questo l'ho fatto. E poi c'è il diario di Anna, ma il diario di Anna non è che praticamente dicano qualcosa. Diario di William. Maria ha una malattia rara. Sì, vabbè, ma questi li ho già letti. Abbiamo usato i boschi litorali più vicini. Un lembo di abito, le autorità mi hanno detto che è inutile continuare a cercarle. Mi adoro per una ragione. È stata in modo, è stata una. Devo trovare. No, questi li ho già letti. Qua no, non mi dice niente. Qui c'è il rapporto del paziente, ma anche questa non mi dice niente. Il registro di manutenzione l'abbiamo fatta. No. No.
A meno che non si possa tirare quella leva là anche nel mondo al di là dello specchio. Sto andando letteralmente a tentoni perché non so neanche io che cazzo sto facendo. Ma no. Ma no, signori. E allora, come praticamente mi ha detto il buon Rivax, andiamo a picchiare il prete. Andiamo a dare una martellata in testa al prete. L'hai suggerito tu, eh? Sarai tu l'artefice di questa cosa. Tu l'hai suggerito. E se neanche picchiando il prete troviamo un ragno dal buco, io dico che la live può anche finire così. Perché tanto abbiamo fatto quasi... Cioè... Prete pestato sembra pezzato. Adesso andiamo. Se neanche quello cavo il ragno dal buco, la live la chiudiamo qua, perché abbiamo fatto un'ora e... più di un'ora e mezza di gira, cerca, briga. Briga, fai. Adesso gli sparo col fucile a pompa, non ti preoccupare. Briga, fai questo e quello. Abbiamo trovato un ragno dal buco e la chiudiamo. E andrò in internet a vedere che cazzo mi son perso. Perché sinceramente non mi pare di aver mancato roba. Prete carissimo, lei che non ha voglia di aiutarmi. No! Niente. E se io praticamente sparo a sto stronzo? Qui ti aspetto! Niente. Prete! Mio! Niente. Nothing the nothing, signori. Nothing the nothing. È immortale. Non ci siamo. Non ci siamo. Ragazzi, è inutile continuare a cercare. Abbiamo girato, rigirato. Non ha senso continuare così. Non ha senso. Io la chiudiamo qua, voilà, perché... Oh, signori, mi dispiace tantissimo non essere riuscito ad andare avanti, avervi fatto, non dico perdere tempo, perché alla fine il bello di questi giochi è anche cercare, fare backtracking e tutto quanto. Ma porca miseria, qua si esagera, cioè qua veramente si esagera. Cioè, io non posso credere che di aver mancato qualcosa, ma non ci crederò mai nella vita. Deve esserci, cioè, no. E niente, io, ragazzi, io ringrazio tutti quanti, ringrazio Rivax per gli infarti, ringrazio Zataria per il passaggio, ringrazio Enrico per essere passato. Quando riuscirò a fare gli shoutout automatici, cercherò di farli, di shoutare di più, oppure mi doterò di un computer qua che faccio gli shoutout, a meno che non ci siano i miei moderatori. Siamo in due, siamo in pochini, andiamo da Claire, facciamogli un raidino, Rivax, dai, facciamola contenta, dai, siamo in due, ma sti cazzi. E niente, noi ci vediamo lunedì con Metal Gear Solid, con la condizione di Metal Gear Solid. Signori, a lunedì, ciao ciao! So, però il gioco non me li fa fare, non c'è un menu, aspetta, Oh. Ciao ragazzi, come state? Momento che c'era prima Momo.
Chi era l'altro? C'era un altro. Starsky? Lo so, vabbè, mi ammazzerà sicuramente, sti cazzi. No, non ti puoi Ciao uccidere nel Jack, come tutorial. stai? Ah, a posto, dai. Però non Ciao fare questa cosa ragazzi! durante il quello normale, perché anche se apri il libro non è in Lol. pausa il Ah, gioco. Cioè, ok. questo gioco non va in pausa. Perfetto, perché il problema è non ho i mod, io. Fantastico, io non ho i moderatori. Ah, ecco, Daniele, ci sei! Dai, fai una sfilza di so, dai, tutti quanti, non fa niente, bis. Via. Siamo tutti imbriachi stasera, va bene così, facciamo finta di essere imbriachi. Ciao! Mi sono scordata. Come si chiama? No, Solidus l'ho fatto, Rivax l'ho fatto, oddio, tutti sti nomi. Mi sono scordata qualcuno, fai tutto da capo, non ti preoccupare. Ragazzi, sembra la gita scolastica. Ando sta Michele, ando sta Francesco, ando sta Lucia. La L'appello, punta. sì. Ragazzi, mancano due persone. Ah, boh, ma stava dietro di te. Ah, boh. Come film horror. Ci siamo persi gente, dai. Allora, aspetta, ha fatto qualcosa. Eccolo. Ah! Eccolo, eccolo. Come lo vedo? Mi è passato davanti. Ok, quello lì è apparso. Sì, la prova. Era uno No, scimmione. ma non è una prova, purtroppo. Guarda il libro se l'ha scritto, se no devi andare a prendere il resto. Era uno scimmione, un po' bruttarello sto fantasma. Sì, tendono a esserlo. Come Guarda se ha lo scritto sul vedo? libro. Ah, No, come non ha ancora scritto. Buttalo pure in con centro, la più G? centrale con la F. Perché se è G lo chiudi. Con la F mettilo il più centrale che puoi alla stanza, perché così copre più Mi possibile. Se tu dimentico. non te lo fa mettere perché sei troppo lontana, vai più vicino, Sì, ecco. lo vedo in trasparenza con la G, Sì. eccolo. No, Con la vaffanculo F. a Soreda, Con la F, perché con la scusate. G lo lanci. Capito? Ci metterò un po' io perciò. Il primo giorno io sono proprio sbadata, eh. Tranquilla. Cioè, no, ma appiccico proprio coi comandi, è proprio io l'adattabilità ce l'ho. Problema. Mo senti, se mi passa glielo do in mano, faccio prima. Diretto, ascolta, scrivi. No, ma io Oh. con i fantasmi, io ci avrei la faccia da cazzo di Dio, oh, senti, va a rompere da un'altra parte, abbi pazienza. No, scherzo, purelli. Dipende dal fantasma. Io c'avevo qualcuno che mi spostava le cose a casa, mia madre. Ma perché sta aggressiva? Io, ma ci abbiamo i fantasmi. Come ci abbiamo i fantasmi? Ma che cazzo ne so, secondo me sono bambini. Cioè, io parlavo dei fantasmi come se mamma è passata.